Il 17° episodio del libricino del Muori si apre con qualcuno che scrive sul quaderno. Quello che apparteneva a Misa. E c'è pure Rem, infatti. Che istruisce questo terzo Kira. Quarto, sulle regole che deve seguire. Essere umani non è bello. Se tocchi Misa, io t'ammazzo. Devi sapere a faccia di quello o t'attacchi, Mavor! No! Devi uccidere i criminali grossi così che appaiono in TV. Poi ammazza chi te pare. Chi sono io per giudicare? Cambio delle regole! Ma che vuol dire? Rem interferisce nelle faccende degli umani! Ok, gliel'avrà detto qualcuno di dirlo, ma non è che puoi dare un lavoro ai possessori del quaderno. Puoi usarlo, ma a ste condizioni. Non regole del quaderno, ma mie, do Shinigami. Cioè, non lo so! Aladdin, hai 3 desideri! Ma nel durante, dai 12 ai 16, devi organizzare manifestazioni contro il sultano. Che tanto bello, pacioccone! Ghetti ovunque nella sua città. Gente povera costretta a dare il pane a gente ancora più povera. Ma è pacioccone. E strapotere da gendarmeria. Cicciottellino. Comunque no, ma non si può fare. Non è una condizione per avere il quaderno. Invece sì, a quanto pare. E il terzo Kira, quarto, esegue. 50° giorno di reclusione! E tutti empatizziamo! Ma che gli hanno detto a Sachiko Yagami? 50 giorni senza figlio e marito! Che erano in un'altra regione e non si potevano spostare! Soichiro è in posizione Rocky Joe! Ma che sempre sulla sedia è stato la culo quadrato challenge! Più di 50 giorni in live, signori! Superato Gischianto! Ormai L comunica solo tramite donazioni! L ha donato una mela. Come va, maestro? Devo staccare donazioni notturne con la cassa. Ma non mollerò! Mollerò! Uscirò da qui con mio figlio o sopra mio figlio! L, è più di un mese che Kira ha ricominciato ad uccidere. Apri gli occhi! È un complotto! Il 5G ti è andato alla testa! Cambio camera. La passione di Light, che ormai striscia nel mondo dei vivi. Incaprettato dalla vita proprio, ma con eleganza. Light! Comodo sul linoleum, ci avresti un letto dietro. L, Kira ha ricominciato a uccidere? No, è una falsità! Matsuda! Allora ne deduco che tu sei Kira. Sa che mi tenete imprigionato. Non sono Kira. Guarda la mia faccina innocentina. No. Perché mo lo disegnano con uno sguardo così da poverino? Non lo posso guardare. Quanto è cattivo, L. Ancora non gli ha detto che il lockdown è finito. Posso andare al bar? No, c'è la pandemia! Misa, come va la Steven Hawking Challenge? No! Comunque 50 giorni seduta paralizzata, praticamente tutta legata. Pesantini! Signor Moellestatore, comincio ad accusare un pochino psicologicamente. Voglio vedere Light, il mio congiunto. Non si può, c'è il piramide. Basta L! Basta L! Diglielo che dal 18 si può girare senza autocertificazione! Ma stavate vivendo tutti come me! Non mi sentivo più escluso dalla società! Senti, lo so che ci credevi da 13-14 puntate, ma forse stavolta, solo stavolta, succede anche ai migliori, forse te sei sbagliato! Ma Kira ha ricominciato ad uccidere da più di un mese! Fatalità! E se Light avesse potuto uccidere senza guardare i notiziari o senza sapere niente delle vittime, non avrebbe avuto bisogno di uccidere l'indirresistibile scioglievolezza Taylor e Blu-ray Penn Stark con agenti dell'FBI annessi. Iellazioni! Kira uccide solo per un motivo. L'hai detto tu! Mi dissocio. E se avesse avuto sti mega poteroni, anche se l'FBI avesse indagato su di lui, come lo incastravano? Non ti sento! E in più, non te lo dicono, te lo dico io, hanno perquisito pure casa de Light, trovando un diario in un sottofondo de un cassettino particolarino. Ass.
hanno trovato il libricino? No, perché quello sta sotto al cipresso. E cosa hanno trovato? Quello che mi viene in mente è che Light, dopo aver spostato il libricino quello vero, l'abbia scambiato con uno contenente informazioni sulle indagini, a riprova che stesse indagando pure lui nel suo piccolo misto boiatine, che avvalorano la sua tesi sulla perdita di memoria, con frasi alla "e se Kira fossi io, nessuno mi capisce, libricino del muori, gioie e dolori". Ma non hanno preso fuoco tutte cose? L'avrà sbaraccata qua la trappola mortale. Ha scambiato il quaderno per far credere a chi perquisisse la stanza che sì, stava indagando sul caso, su come ragiona Kira, eccetera. E infatti è quello che pensano. Dicevamo, non è vero niente! Au, Alello! L, sti cazzi! So 2 mesi che stai attaccato alle TV, ma non si può uscire, che dovrei fare? E non hai fatto niente per scoprire l'identità di sto terzo Kira. Puoi per favore, please, accantonare un attimo la possibilità che Light sia Kira e indagare su ste nuove morti che stanno a ciccia fuori? No! Vabbè. Attenzione, rifiuta il gelato. Non si scherza più. Famo che... può essere... può essere che stavolta, e solo in questo caso specifico, la possibilità che Light sia Kira è scesa del... so stato un pochino inesattino per cento. Yeah! Siamo stati utili! Io! Te non hai fatto una mazza! Yeah! Comunque... yeah! Non è vero un cazzo, quello è Kira, eh? Famo usciciro prima che stira! Signor Yagami, sei stato eliminato! Deve lasciare la casa! Perché? Le devo assolutamente parlare a 4 occhi. E che parlo da solo? Perché ho gli occhiali! Le devo parlare a 6 occhi! Va bene, vengo! Il grande fratello sta per finire. Segue scena dove L fa bla 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 con il suo tema sotto. Non te fanno sentire cosa dice, ma te fanno vedere Ciro che fa quello per cui è stato scritturato. Ecco, ecco le faccine. Quindi dopo 50 giorni, più o meno come la quarantena vera nostra, ma lo vedi, Death Note aveva previsto tutto, è finito lo show. Ciro è anche l'autista che porta Misa in studio. Seconda, dai, te le voto infame. Ma non pensavo che il moellestatore fosse un boomer. È abbastanza un cliché, eh? Ma non potevi scrivermi come tutti sotto le foto di Facebook? Sei molto bella, ciao fatina, e tutte quelle cose cringe. Ma cringe, 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 che poi vedi le foto profilo e potrebbero essere il padre o il nonno di quelle a cui commentano, e ti sale il rifiuto per la vita umana. Non sono un molestatore, sono un poliziotto. No! Un salutino alle forze dell'ordine che mi seguono sempre. Ci seguono. Sta attento a te. Allora, quando mi avete arrestato gridando "sei il secondo Kira, sei il secondo Kira", non stavate scherzando? Sì, invece, guarda, siamo pagati per questo. Lo Stato ci paga per andare in giro in tenuta antisommossa a fare i civili e li portare arrestato. Ah, pure in Corea del Nord? Uguale. Ah, è tutto un complotto. Il vaccino per il Kira virus in realtà è Amukira. Lo sapevo. Ma che vuol dire pensavo scherzaste? Cioè, ma che vera aveva? Ma che gli fate di a Misa? Vabbè, prima della puntata in prima serata, però, si va a prendere il vincitore. E chi poteva vincere? Papà! Dov'è Marco Liorni? Papà! Ho dato del molestatore a mio suocero! Mio suocero! Salve!
le darò dei nipotini. Solido immagino. Cambiano auto. Perché? Perché con questa puoi entrare in ZTL. Vabbè. Quanto manca la diretta? Non stiamo andando in studio. Non esiste nessuno show. Stiamo andando verso il luogo della vostra esecuzione. Ma volevo conoscere Ellery Blasi. Non vi preoccupate. Anche se Elle ha stabilito che voi due siete rispettivamente il primo e il secondo Kira, io non vi sto portando al patibolo. E dai, raccomandazioni valgano ancora qualcosa. Perché so tu figlio. Viva questo paese. V'ammazzo io direttamente. Un po' di Ciro McRerelli dopo, il padre è pronto ad uccidere il figlio, come un novello freebooter de Abramo, per poi togliersi la vita e tira fuori il ferro. Shit gone real. L'altro motivo per cui l'hanno scritturato dai tempi de Sakura TV. Faccine e rapine. Fa pure rima. Faccia una maglietta. Ok, scus, continui. Sei tu, Kira. Non mentire a papà tuo. No, te giuro. Vabbè, allora dammi la paghetta. Ma me l'hai data tu. Vabbè, mi sembra una reazione un tantino esagerata, padre. Siamo in Giappone e noi la prendiamo così. Sai l'onore, qua, roba là. Tipo la Sicilia. Sarà il fattore isola, che ne so. Sto scherzando. Un saluto a tutti i siculi. Non gambizzatemi con la lupara, per favore. No. Ho capito che da quando sto in quarantena si sono fermate le morti. No, sono riprese da più di un mese. Ma allora Elle non ha prove contro di me. No, stavo rinchiuso. A niente avevo accesso tranne che accesso. Ma... E infatti ha detto che se ammazzandovi le morti non si fermeranno, si suicida pure lui. Ma che è? Finisce tutto in tragedia. Si ammazza pure lui. Ma sì. E che ve lascia andare nell'ardilà, ardellà, ardella, senza di me? Fanno tutto da soli. Non serve il quaderno. Ma non è da L condannare qualcuno senza prove. Perché lo fa? Eh? Perché? Perché mo rivedendolo mi rendo conto che L sta a fare la stessa cosa di Kira. È quello che L ha pensato alla puntata prima. Non sarebbe da Kira puntare sulle infermità mentali. E adesso lui sta a fare una cosa che in teoria non sarebbe da L. L sta combattendo ancora contro Kira all'insaputa di Light. Comunque, sono state ultime parole, padre figlio, molto belle. Adesso te crepo. Un Light piangente. Evento rarissimo. E io? Frega niente di te. Ma non mi pare corretto. Ammazza lei e lascia andare a me. Ci sto! No, ammazzo te. E lei, signorina, si faccia aiutare. Ciro è serio. Sei Ciro. Al GameStop. No. Sta per compiere la mattanza. L'aggettivo famiglia perfetta sta pericolosamente vacillando. Ciro! C'è di nuovo lo sguardo chi? La mela non cade mai lontano dall'albero. Buoni tutti. Qua mela era mia. Te giuro, c'ho le prove. Non è vero, però datemela. Brogli nel finale del Grande Fratello. Vince Misa per squalifica imminente di Light. Mi ritiro. Ma sfondo a nero. Regolette del muori. Se fai lo scambio degli occhi del muori e poi cedi la proprietà del quaderno, perderai anche quelli oltre ai ricordi e la tua vita rimarrà dimezzata. Ass, pesante. E in più, non mi ricordo se l'hanno detto o l'avevo detto io, ma te ridico io, con gli occhi del muori acquisisci anche una capacità visiva superiore ai 30 decimi. Proprio un farco nutrito a succo di carota che guarda dentro anche a nocchiale. E quindi perdi pure quella di abilità. Riazzi. E tu dirai, sti cazzi. Ma se eri miope, per esempio, era una cosa in più. E gli ottici festeggiano. Seconda regoletta. Puoi prestare il Death Note. Perché non siamo avidi? I 15 minuti di Kira per tutti. Come diceva coso Andy Warhol. Ogni cittadino deve poterne beneficiare. E il pensiero va a Minoru. E chi l'ha ricevuto in prestito può prestarlo a sua volta. Ma non se fa. Dai, io te presto una cosa e te la ripresti. Poi te credo che se perda la roba. Torniamo alla tensione.
rallenti di Misa, che sta vivendo un trauma dietro l'altro da 50 giorni, seduta incatenata e mo sparano in faccia all'uomo che ama. 2 mesi discutibili per Misa, diciamo, dai. Un Ciro che... non commentiamo. E Light che è vivo! Perché lui è il dio di un nuovo mondo. E le mere pallottole non lo scalfiscono. Bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, poi mi è perfetta, indistruttibile. No, faccina shock che mi salvo subito e riuserò per forza. E niente, è sopravvissuto. Ma guarda un po', la pistola era a salve. E io, la prima volta che vidi tutta sta sequenza, non ci credetti manco per un secondo. Primo, perché te fanno vedere L che parla con Ciro, quindi chissà che gli ha detto tutto piano incredibile. Secondo, perché, cioè, ok, gli spara. Ma dai. Che finalone per il dio di un nuovo mondo. Non hanno chiuso i sottotrame, non è possibile. E quindi è vivo. E altri capelli bianchi per Ciro. Ragazzi, scus. Scus? Non è una cosa che si risolve con uno scus! Ma poi scus de che? Del fatto che... siete su... scherzi a... morte parte! Le ha fatto lo scherzone. Pulcinelle back in action. It was a prank, bro. Tentati omicidi sulla gente. Le telecamere sono qui e qui. Ma perché tutta sta sceneggiata? Perché L ha tentato il tutto per tutto. Ha fatto Aileen proprio per provare che Light non fosse Kira. Lo sapevo, il mio campioncino. E anche che Misa non sia il secondo Kira. Kira Freebooter. Perché se lo fosse stata, avrebbe ucciso subito Ciro. Appena visto Zap ed è morto. Ma le manette! Magari gli servivano le mani, no? Cosa vera, infatti. Eppure col quaderno non avrebbe avuto il tempo per ammazzarlo. Giochi con la vita della gente in base a supposizioni sbagliate. E se Light fosse stato il vero Kira, avrebbe ucciso persino suo padre, pur di salvarsi la vita. Lo penso pure io. Come? Lo penso pure io! È plausibile. Già, c'è qualcosa che non mi viene in mente. Ma perché ho pensato così? Senti, non gli di sta storia a tua nonna Sandra, per favore. Che già l'abbiamo spaventata abbastanza, porella. Però, non è finita qui. Ah, fate vanno a casa! Stiamo a 17 minuti di video! Certo, i sospetti che Misa sia il secondo Kira si sono abbassati. Ma abbiamo ancora le peggio prove nei suoi confronti. Ma infatti basta, cioè, ci avete le videocassette, le impronte, le buste. È il primo Kira! Tira quello scagionato! Il secondo è lei! Gabbio, fine! If I forget what you say, then you'll come to... No! E allora no! La terremo comunque sotto sorveglianza. Ancora! Non me sta bene! Guarda che visto che sei innocente, sto cazzo! Sarà come avere la scorta! È bello, eh? Ti spingono il carrello quando va a fare la spesa. Allora me sta bene! E Light dovrà stare... è letteralmente incollato a me. Un coelleato! E mi darà una mano nel... le indagini, come doveva essere dalla puntata 10. Light e L, il dinamico duo elementare Watson, uniti contro Kira, l'assassino cattivo, dio di un nuovo mondo. Che? No, non lo so, ti giuro, niente. Aspettami che arrivo. Avevo aspettato e Light è arrivato e subito viene ammanettato. Hai ricambiato idea? No, no, è che ti devo tenere d'occhio, perché la percentuale che tu sia Kira non ci mette niente a tornare al... alla fine eri te per davvero, perché lo sei per cento. Non è che tu mi abbia proprio liberato, allora... sta a guardare capelli. Devo dirle queste boiatine con la L. No, non mi fermerete mai. Aha! Ryuzaki, mo ho capito. Perché non lo volevi liberare a Light? E moglie vuoi sta vicino vicino per risolvere il mistero? O so io che mistero vuoi risolve? Quello che ti fa domandare se ti piacciono gli uomini o le donne!
E mi sa che la risposta non è donne! Perché uomini! Ryuza, sto alludendo al fatto che tu possa essere omosessuale. Ah, no, devo tenerlo d'occhio. Ma no, uffi! E come famo io e lui a far la roba? 50 giorni dentro una cella, ho i miei bisogni. Ma sì, strillalo davanti al padre. Non dici niente, Ciro? Siamo in Giappone, che cos'è? Bravo figliolo, firmale tutte. Oh, e dovrete far la roba insieme a me. Attenzione, L è poligamo, poelligamo, Misa, sei tanto caruccetta, ma come al solito non hai capito un cazzo. Light, non dovresti parlare così alla tua ragazza. La mia ragazza. Insta lacrime de Misa, va. Piange a comando. Io so piangere benissimo a comando, è una cosa che so fare da quando sono piccola, guardami. Bada, para la Madonna. La Madonna de dov'era? Ma non lo so. La Madonna de Foggia. Ti sei approfittato di me! Per baciarmi tutto il resto! Come tutto il resto? Ciro, fai qualcosa? Indaga! Che fanno questi fuori dal matrimonio? Non perde tempo, mi figlio. Subito al sodo. Ci mette un minuto. No, no. Gli bastano 40 secondi. E continuiamo con i sottotrame comiche, sottotrame comiche. E Aizawa somatizza. Misa Misa, tu eri ad Aoblu Yama il 22 maggio, giusto? E che se può? L'obbligo di certificazione era fino al 18. E che ci facevi là? Non me lo ricordo. Com'eri vestita? Non mi sovviene al momento. E quando sei tornata? Come mai eri già innamorata di lui? Fatti cazzi tua! Mettiamola così. Se tu scoprissi che Light è Kira, come reagiresti? Beh, Kira ha ucciso l'assassino dei miei genitori, quindi lo amerei ancora di più! Stiamo parlando di Kira, eh? È un paese libero! E poi, io sono dalla sua parte! Gli darei una mano in qualsiasi modo, anche ammazzando per lui o spedendo cassette! Anzi, magari t'ammazza e vince! Tiè, Agap! E Aizawa continua ad accusare tantissimo proprio. Tutto questo non fa che confermare che Misa è il secondo Kira. O almeno lo era. E allora arrestatela! Ha ucciso delle persone pure innocenti! Nah! Ormai è un personaggio principale ricorrente. Ma quando dovrai uscire, per esempio per lavorare, verrai accompagnata da Matsuda! Che ti farà da social Misa manager! Un compito per Matsuda! Finalmente! Dopo 17 puntate! E lo dovrai chiamare Licca Matsui! Diminutivo di Matsuda Tachitui? Esatto! Non lo so! Mi pare un po' un soggettone! Fidati di me, Misa Misa! Sono il primo in Giappone per risultati e guadagni! Hai delle referenze! Trovi tutto sul mio profilo Kiragram! Ho grandi progetti! Come avevi una madre Teresa giovane! Aizawa ne fa più! Ma che cazzo succede qua? Fino a metà puntata c'era il dramma omicidio-suicidio familiare! E mo siamo passati alla sitcom! Ma che è, Friends? Sì, in apparenza. How I Met Your Misa! Qui noi stiamo rischiando il posto! Ma su questa terra c'è morto pure Krillin! Che abbiamo appurato! L'hai ammazzato tu, quindi! Ce la dovremmo avere un pochino con te! Nah! Come fai a avercela con lei? Guarda che faccina, cipollina! Un po' di rispetto! Ma chi è questo? Un personaggio secondario che non sta al posto suo. È un anime pure per ragazzi, non te lo scordà. Ogni tanto ce vanno sti pezzetti. Devono empatizzare, no? Ma che fa che ne capisca, sto boomer? Il broccolo ha sbroccato! Ha sbroccolato! Aizawa adesso si calma e poi accompagna gentilmente Misa nei suoi appartamenti. Light, ha intenzioni serie con Misa? Ma de che, ma che ne ha vista? Charquide è un piccione investito. Ma io ti chiedo, de fagliela crede. C'è pur sempre un collegamento tra lei e il secondo Kira. Questo ormai è certo. E vorrei usare l'amore che ha per te scoprire quale sia. È incitamento alla prostituzione? Può essere.
Ryuzaki, io ti devo dire no! Perché? Perché per me non esiste cosa peggiore che perdere, prendere in giro i sentimenti della gente. Spero che tu possa capirmi. Guarda con che occhietti luminescenti te lo dico. E lo sai perché ragiona così Light? Te prego Nozzi! Perché Light è... bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, proprio perfetto, fortunato, entusiasta, amore, talento, simpatico, sicuro, elegante, apoliatico, obiettivo, atletico, comprensivo, persuasivo, gentile, amato, critico, sognatore, ammirevole. Tutto d'un fiato e non velocizzo come dice la gente cattiva. Tutti sul quaderno. E... rispettoso dei sentimenti della gente. Mai userebbe le persone per i suoi scopi. Mai. Chi? Light? Mai. Ma che cazzo gli succede a questo? Sei cambiato, fratelle! Allora è vero che era stato manipolato da Kira. Beh, se la volemo vedere così, in un certo senso è vero comunque. Il Light pre-quaderno è stato manipolato da Kira. Quello che si è formato dopo il quaderno. Perché Light è bravo in realtà. L'ha detto pure la scrittrice. Come sarebbe Light senza quaderno? Così! Piuttosto Ryuzaki, da adesso chiamami Montelle. A caso, Montelle, che palle! Sti spostamenti da un hotel all'altro. Trova pace. Perché? Stufo del servizio in camera? Te dà fastidio fatte il giro di tutti gli alberghi più belli di Tokyo? Sei te che devi traslocare ogni volta? Ma che cazzo vuoi? Cosa? Ci ho già pensato. Diamo bello su. Hop hop. Ed è per questo che off screen sono stati completati i lavori del quartier General. Quello vero. Tiè, un grattacielo questo ha costruito. E la Stark Tower muta. Un palazzone per catturare Kira coi soldi di Watari. Ma uno spin-off su Watari. Su come ha fatto i soldi. Che poi scopriremo. È ora di cucinare dolcetti. 23 piani più 2 livelli interrati. 23 piani, sì? Mi parano un po' di più, eh? Rapportandolo agli altri palazzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questi sono 23. Uscio da culo! Aiutami te. Ma poi che cazzo ci devi fare con 23 piani che siete 5-6? Se arriva più gente. Ma chi deve arrivare? La Valle d'Aosta. Risorse abbastanza sprecatine, secondo me. Una stanza d'albergo bastava. Infatti, nel fumetto, il palazzo non è così scargiulo, scargiuello. Non dà così nell'occhio. Pare un palazzo normale con 23 piani, ma per davvero, guardali. E all'interno Batcaverna. Però questo dimostra quanto L sia motivato a risolvere questo caso. Hai ragione, anch'io la voglio far pagare a quel birbantel. E oh, insieme ce la faremo. Che team, che campioni L Light. E famo sto teatrino finché non te tradisci. Me tradisco cosa che non so un cazzo manco io. So talmente fenomeno che me pio per culo da solo. Non ho capito. Manco io infatti. Ma che ho detto? Cambio scena. Oh, nuove ambientazioni e nuovi personaggi esordiscono nell'ultima parte della puntata. Super riunione di gente seria. E che cos'è? La sele? La selle? No, lo Yotsuba Group, un'azienda che comprende un po' di cose, tra cui una banca. E il pensiero torna a Minoru, che discute l'ordine del giorno per scalare il mercato, speculare, vendere l'anima al capitalismo vero. Chi dobbiamo uccidere questa settimana? Azz. Morpheus non usa mezze misure. Ma che vuol dire uccidere? Ci risponde Owen Wilson. Kira si è messa a uccidere per favorire questa azienda. Ma perché? Ma che sei scemo? Sei embriaco? Meno aperitivi, sì. Ovviamente perché Kira ne trae vantaggio. Il potere di Kira al servizio del capitalismo. Bella sta cosa, oh. Mi è sempre piaciuta. Che ti fa vedere come userebbe il quaderno la finanza. Cioè, spazzando via la concorrenza. Tizio che ispira fiducia barra possibile nuovo Kira di prima impressione. Soprannome lunghino, io cambierò. Spiega la situazione. Noi otto siamo i più fighi dell'azienda. No, ma come otto? Non sette. Non ti preoccupare. E casualmente...
da quando sono iniziate ste riunioni, la gente è iniziata a schioppare. Proprio quella di cui parlavamo noi. Ma guarda che volta è incredibile. E noi avevamo cominciato a guadagnare. Chissà dirmi perché? Perché ci avevamo culo? No, perché uno di noi è Kira. E via col Cluedo! Indovina chi? Indovina chi? Ra! Chi sarà tra questi otto? Il terzo Kira? Madò che figata sta cosa, ma ricordo a pensare a chi poteva essere. Che bei ricordi! Io, per esempio, all'epoca non indovinai proprio per niente. Quando scoprì ho fatto ecco Rem con davanti Kira, perché deve seguire il nuovo proprietario del quaderno. Dai regista, fa indietro con la telecamera, facce vede, please. No, primo piano dell'occhietto di Rem. Gli esseri umani fanno schifo. No, ma perché? Bella sta frase che si rilega a quella che disse Ryuk, ti ricordi? Alla prima puntata. Pure questa de cosa l'avevo notata, mi è sempre piaciuta. Che gli Shinigami sono giudichini a seconda della loro personalità. Ma Ryuk aveva detto divertenti. Non ci giudichi tutti allo stesso modo. Per colpa di questo. Anche Misa umana. Misa fa schifo. Gli esseri umani fanno schifo. Tranne Misa. Fine!